Niente, mi consenta la battuta, troveranno un accordo salvo intese, Beh, ho visto che capito. quello è stato un po', diciamo così, il governo del salvo intese, del rinvii e quant'altro, cioè è abbastanza difficile che possano trovare una sintesi su temi importanti per cui non sono riusciti a trovarla in un anno e mezzo di governo. È chiaro che in questo momento tutto si sta discutendo, è tutto un teatrino, lo sappiamo bene, sui ministeri, i posti, tu prendi questo, tu prendi quell'altro, diciamo così un po', direi in maniera abbastanza incredibile di fronte ad una situazione di emergenza che sappiamo tutti, Cioè, lei insomma, per non cui i ci crede che cittadini. alla fine si mettono d'accordo o ancora pensa che può essere che trovino l'accordo? Ah, guardi, può essere tutto, cioè alla fine spaventati dall'ipotesi che possa scivolare tutto verso elezioni anticipate, insomma, il pensiero va al fatto che un accordo in qualche modo riescano a trovarlo. Intanto l'importante per loro sarà tirare a campare fino ai primi di agosto, quando poi scatta il semestre bianco, e quindi a quel punto lì, col fatto che dopo non si potrà sicuramente più andare a votare, e lì praticamente ricominceremo da capo con un altro balletto. Ognuno poi sarà libero di dire e di pensare quello che vuole. Ecco, purtroppo tutto questo non fa ben sperare per il futuro del nostro paese, cioè Allora, purtroppo è però così, la ragioniamo situazione è di questa. futuro, senatore Romeo. Poniamo che in effetti la discussione si protrae, le premesse non sembrano delle migliori, cioè le varie agenzie che sono uscite in queste ore non fanno pensare a un accordo facile, mettiamola così. Poniamo che l'accordo non si trovi. E Mattarella e, ripeto, teniamo presente la parola futuro del paese. Mattarella chiama il centrodestra, chiama la Lega e vi dice ci state a fare un governo istituzionale dei migliori, chiamiamolo come vuole lei. Natascia lo chiama Alessio Governo Orsini, Natascia, ci il piace. governo Natascia per il bene del paese, per garantire una serie di cose al paese, una su tutte, la migliore gestione possibile del recovery fund. Voi che dite? Ma noi abbiamo già risposto che, vabbè, intanto su questa questione di questo governo delle larghe intese di cui tanto si parla, intanto bisognerebbe chiedere a quelli del Partito Democratico, che hanno subito escluso questa ipotesi perché loro con i sovranisti non ci andranno mai a governare, quindi insomma stiamo veramente parlando di un'ipotesi direi quasi impraticabile se non assolutamente complicatissima. Poi lei immagini il fatto che ci sono comunque su tanti temi, che sono i temi che la Lega ha messo al centro dell'attenzione, su cui ha tenuto una porta aperta, flat tax, riforma della giustizia, riforma fiscale, difficile pensare che si possa trovare una mediazione con esponenti del Partito Democratico, dei 5 Stelle, su cui su tanti temi Però abbiamo posizioni voglio capire, diametralmente lei mi sta opposte. dicendo che quindi, così come il PD dice mai con i sovranisti, voi dite mai con il PD, a parte che lei mi insegna che mai dire mai perché l'abbiamo Sì, già visto. questo è vero Però che in le politica chiedo. Cioè, alla tutto può fine, se accadere in invece si politica, però. dovesse ragionare, no, ribadisco, per il futuro del paese e diciamo su alcuni temi che a voi sono cari, quelli che ci stanno fossero disponibili a ragionare, il vostro è un no preconcetto? Questo voglio capire. Allora, noi abbiamo dato una via d'uscita anche a questa soluzione, cioè nel senso che in Parlamento possiamo trovarci, votare su alcune riforme, questioni che sono fondamentali e importanti, a partire dal decreti ristori, dimostrando senso di responsabilità, e che poi alla fine l'ipotesi forse migliore per il futuro del Paese possa essere indubbiamente quella di andare a votare. Così nel frattempo il Parlamento, che anche a Camere sciolte, può comunque legiferare su aspetti urgenti e importanti per la vita del Paese, e nel frattempo fare la campagna elettorale e poi dopo avere sì, a fronte di un risultato elettorale, un governo solido che abbia una visione futura, perché sennò altrimenti qui ci ritroviamo, anche se trovano un accordo, come dicevo prima, fra qualche mese Di tutti, cioè nuovo dire, con sciolgo una i serie di nodi. problemi, questo lo Quali capisco. nodi vogliono sciogliere? Cioè, al momento Allora, stanno sciogliendo solo i nodi dei ministeri, voglio che sono sentire i nodi anche delle poltrone. Barenghi.